Incontro con gli studenti del Centro Arcadia di Ladispoli per la DMO Borghi Etruschi, che si è fatta promotrice di un evento culturale che ha avuto come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale di casa nostra. Lo scopo fondamentalmente è quello di valorizzare il territorio, che è il nostro punto di riferimento di tutti quanti noi che operiamo nella cultura, e di avvicinare le nuove leve, i ragazzi, i giovani, alla ricchezza di questo territorio che è sterminata, è sconfinata. Nel corso del laboratorio, il maestro Roberto Paolini ha disegnato un vaso spiegandone le nozioni. Sì, diciamo che sto facendo un percorso che per fortuna sta dando i suoi frutti, quindi sono riuscito ad esporre, a portare i miei vasi recentemente ad ottobre al Metropolitan di New York e sono nate delle importanti collaborazioni con musei molto importanti come quello americano, tipo il Museo Nazionale di Villa Giulia, il Museo di Ferrara, comunque tutti i musei che mi permettono di crescere ancora di più e di migliorare continuamente. Saluti dall'assessore alla cultura di Ladispoli, Margherita Frappa, seguiti dall'approfondimento alla conferenza di Francesca Toto, Destination Manager della DMO Borghi Etruschi. Il rappresentante che abbiamo qui oggi, Roberto Paolini, è stato da noi definito Leofronio di oggi, perché Roberto ha un grandissimo talento e oggi in questo laboratorio didattico desideriamo offrire a tutti questi ragazzi la possibilità di conoscere dal vivo le tecniche. Io credo che la consapevolezza di quello che si ha nel territorio si può raggiungere soltanto attraverso la conoscenza, quindi è necessario realizzare eventi di questo tipo per portare a conoscenza i ragazzi del grande tesoro storico-archeologico che abbiamo sul nostro territorio.